Buonasera, ore 21, un saluto allo studio centrale di TV6 per questo numero di replay che arriva un'ora dopo la chiusura del calciomercato. Finalmente è finita anche questa campagna acquisti e cessioni estiva. Una campagna acquisti che si conclude senza il botto finale per quanto riguarda il Pescara. Non è arrivato un difensore, non è arrivato un attaccante, sono stati ceduti Borrelli e Bonino. Tante le trattative portate avanti nella giornata di oggi dal direttore sportivo Bocchetti, presente a Milano. Ma c'è un po' di delusione per quanto è avvenuto in questa giornata che doveva modellare l'organico 2020-2021. Ne parleremo con ospiti in studio, effettueremo dei collegamenti. Torno a salutare i miei compagni di viaggio, Antonio De Leonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Ciao, buonasera a Ritrovo con tutti. piacere anche Francesco Di Francesco. Buonasera Buonasera, Francesco. salve a tutti. Un bentornato anche a Riccardo Crinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a te, ciao. Ovviamente in studio è presente, come sempre, Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ovviamente questa sera non ci sono posticipi, però sono tante le notizie da dare dopo questa lunga giornata di calciomercato che ha visto ovviamente tanti colpi di scena in Serie A. È vero che sono circolati pochi soldi, tranne tra le società maggiori, per il resto tanti prestiti. Ora faremo un racconto cronologico della giornata di oggi. Vado a salutare Maurizio Daguì in regia, Loris Bennato alle telecamere. Allora, subito a caldo, perché poi parleremo anche di calcio giocato, ma gran parte della trasmissione è dedicata a queste ultime ore di mercato. Totò, iniziamo nel commentare la giornata di oggi e poi faremo l'esame generale di questa campagna acquisti. Oggi ti aspettavi cosa? Ma mi aspettavo quello che hai detto tu, voglio dire, che arrivasse un altro difensore, ma magari anche un altro attaccante, che queste erano, credo, le priorità, che però, Più il difensore o l'attaccante era una priorità? direi più il difensore perché, per quello che abbiamo visto, sabe, nella fase del precampionato, ma anche del campionato, insomma, una squadra che pure è extra large, nel senso che Pescara chiude questa sessione con un organico di 32-33 giocatori, che è una cosa fuori dal mondo, insomma. Però con le lacune che aveva prima che iniziasse la campagna acquisti. Quindi non mi è piaciuta, voglio dire, Dopo poi ne l'analizzeremo nei dettagli, parleremo, certo. perché adesso Andrea ci aiuterà anche. Ricordiamo che sono arrivati in città il difensore del Benevento Antei, poi l'attaccante Vokic, è arrivato anche il terzino sinistro del Perugia Zita, mentre Borrelli è stato ceduto al Cosenza in prestito con diritto di riscatto a 1,8 milioni e poi è stato ceduto in prestito anche l'attaccante Bonino al Teramo. È arrivato anche il giovane brasiliano Gut dall'Atalanta. Nelle ultime ore si è provato anche ad acquistare Pucciarelli, era per lui un ritorno dal Chievo, si è proposto di grazia, ma non si è fatto nulla. In giornata si è parlato anche del difensore Rossettini del Lecce, nulla da fare, si è provato anche con l'ex Brosco dell'Ascoli, nulla da fare. Invece Andrea vorrei coinvolgerti sulla questione Pettinari, perché non l'abbiamo detto, ma Pettinari ufficialmente svincolato dal Trapani, Sì. lo ha deciso il collegio arbitrale della Lega Pro dopo il ricorso presentato dal giocatore per la mancata applicazione del protocollo sanitario. Esatto. Oh, Pettinari è svincolato, però c'è un qualcosa che non quadra per Sì. la proprietà del Lecce? Assolutamente sì, il giocatore era stato ceduto all'inizio della scorsa stagione dal Lecce al Trapani in prestito con diritto di riscatto. A giugno il Trapani, in piena corsa salvezza, anche con la ripresa del campionato, ha deciso di esercitare questa opzione di procedere all'acquisto del cartellino a titolo definitivo di Pettinari. Ci sarebbero state delle problematiche nel pagamento e nel concedere delle garanzie fideiussorie da parte del Trapani nei confronti del Lecce.
queste problematiche potrebbero far saltare il trasferimento a titolo definitivo. Quindi tornerebbe di proprietà del Lecce, Pettinari. Quindi se, ecco, diciamo così, se queste problematiche burocratiche saranno poi effettivamente evidenziate, il giocatore tornerà di proprietà del Lecce, altrimenti se il trasferimento sarà considerato perfezionato, essendosi svincolato dal Trapani, lui diventa un giocatore sostanzialmente un free agent, cioè un giocatore libero di accasarsi, perché sarebbe uno svincolato a tutti gli effetti, al pari del compagno di squadra Luperini, che anche egli ha ottenuto dal collegio arbitrale lo svincolo per il mancato attuamento del protocollo. Tra i difensori citati in precedenza nel trattativo, ho saltato il nome di Tuia, che resta uno dei vecchi obiettivi. Il Pescara lo ha rincorso da diverso tempo, però è rimasto al Benevento anche per l'infortunio di Barba. Insomma, Francesco, chiedo anche a te, la giornata di oggi doveva portare questo completamento nella fase difensiva, dove i centrali sono Scogni, Emilio e Drudi, che ovviamente è rimasto a Pescara nonostante la richiesta del Cesena, poi Bocchetti e Antei, che però sarà pronto il prossimo mese. Mi viene da dire, per rispondere alla tua domanda, una giornata inutile. Siamo passati dalla domenica già al martedì, perché non è successo nulla, proprio nulla, non solo nulla di importante. E vedremo con il passare delle settimane, magari con il lavoro di Oddo, con una squadra con qualche piccola novità rispetto alla passata stagione, può darsi che ci accorgeremo che la fase difensiva del Pescara di quest'anno sarà un tantinello migliore della fase difensiva della passata stagione. Io non do colpe solo ai quattro difensori, soprattutto ai due centrali. Sì, resta il fatto che stiamo analizzando i reparti, come i reparti, quello più debole a oggi è la difesa, c'è poco da fare, perché è vero che in avanti, che ricordiamo, è stata tra le peggiori dello scorso campionato. Esatto, tra le peggiori dello scorso campionato. C'era l'alternativa Bettella, qui non lo so adesso che alternative ci sono. Sì, Antei, però Antei è reduce da un infortunio, bisogna vedere come sta, qualche altra novità, ossia poi aggiungiamoci, in avanti è stato preso solo Asensio, che sicuramente farà bene, però qualche punto interrogativo lo solleva. E poi ha ragione Totò, ma credo che prima a saperlo lo sanno Sebastiani, Bocchetti, Repetto, e credo Oddo, che questa sera non farà certamente salti di gioia. 32-33 giocatori è un'esagerazione, ma è un'esagerazione per il lavoro quotidiano, per la tranquillità, quando si parla di gruppo, degli allenatori, tutto il resto. Ma a parte 32-33 giocatori, che è verissimo, di un'ampia rosa, non è nemmeno omogeneo. Esatto, tra l'altro stavo arrivando proprio a quello, sono 32-33 giocatori, non è che ce n'hai, io ce n'ho tre portieri, 9 difensori, 9 centrocampisti, 9 attaccanti, compresi gli esterni. Andrea, adesso vengo da te. Riccardo, hai preparato una videata dove ci sono tutti gli arrivi e tutte le partenze dal primo giorno di mercato. Sì, ce la puoi indicare? Sì, possiamo vedere gli arrivi, folto questo drappello. Chiaramente c'è Del Favero, che poi si è infortunato nella gara di Coppa Italia con il notaresco, è tornato a Torino, oggi visita allo J-Medical, sarà curato attraverso la Juventus, poi magari tornerà più in là nel corso della stagione, ed è tornato per sostituirlo Alastra in prestito dal Parma. Poi i vari Seter, Ventola, che era ritornato per fine prestito a inizio di questa stagione, Jarosinski, Riccardi, Nzita, Bellanova, Capone, Gut, Omeonga, Asensio, Fernandez, Valdifiori, Maestro, Bocchetti, Vokic, Antei e Arlotti, o Arlotti che dir si voglia. Questi quindi sono 18 i volti nuovi. C'è esatto. Anche, c'è anche Alastra, no? Però Alastra, i volti nuovi, no, perché noi abbiamo dato rispetto allo scorso anno, Alastra c'era. Andata e ritorno ha fatto, però è giusta la tua osservazione. Assolutamente. E poi c'è la schermata delle partenze, delle cessioni, o chi come Campagnaro ha lasciato il calcio. E dunque Borrelli, che come detto oggi è andato al Cosenza in prestito con diritto di riscatto, Zappa, che ha già debuttato col Cagliari in Serie A, poi i vari Clemenza, si era parlato anche questa
stamattina, ma anche ieri sera, di un possibile suo ritorno, poi non se ne è fatto nulla. Bonino, che poco fa ha firmato con il Teramo, Bruno, Maniero, Campagnaro, Castanos, che è andato al Frosinone, Pavone, che è tornato al Parma e il Parma lo ha girato alla Carrarese, Del Grosso, che ora è al Giulianova, Melegoni è andato al Genoa, Palmiero, che ha giocato contro il Pescara con la maglia del Chievo. Abbiamo inserito anche Bogino, perché era già andato via ai primi di agosto, prima che si giocasse il play-out col Perugia. Pucciarelli, lo hai detto tu, c'è stato un tentativo in extremis per riportarlo a Pescara, poi Farelli, l'ex terzo portiere, e Bettella, che ora è un difensore del Monza. 15-16 elementi hanno lasciato Pescara, 18 e 18 arrivi. Riccardo, chiedo anche a te un giudizio sulla giornata di oggi. Ti aspettavi, come tutti ci aspettavamo, l'arrivo di un difensore? Ricordo le trattative con Tuia, Rossettini, Brosco, alla fine però fumata nera. Sì, tra l'altro guarda, vedendo adesso le due videate dei 18, così leggendo i nomi mi sembrano più deboli quest'anno dell'anno scorso. Adesso è vero che i giocatori di quest'anno devono ancora giocare, tanti non li conosco, ma veramente tanto li conosciamo. Però devo dirti che leggendo i nomi che sono andati via, mi riferisco alla parte difensiva, è andato via Zappa, Bettella, che comunque sono due ragazzi che non hanno fatto molto bene. E vabbè, quest'anno è arrivato Bocchetti, però considerando anche che l'anno scorso Balzano aveva un anno di meno, un infortunio in meno, quest'anno quando tornerà... Tutti avevano un anno di meno. Bocchetti c'è anche quest'anno. Scusami, Balzano c'è anche quest'anno. Perché con un anno in più, 30 è più importante. È importante. Mi spaventa anche il fatto dei tanti giocatori e essere sbilanciati nei ruoli, avere pochi attaccanti, perché comunque se Tare Asensio sono due, vabbè, c'è Galano come terzo attaccante che poi è la seconda punta. Sì, siamo un po' sbilanciati, in tanti ruoli abbiamo tanti giocatori e in altri ruoli ne abbiamo veramente pochi. Probabilmente non sono andati a colpo non sono andati in porto dei colpi che dovevano andare, è andato un mercato un po' così particolare. Allora, ricordiamo che in questo mercato sono circolati pochi soldi e questo vale un po' per tutte le società, tranne il Monza in Serie B sicuramente, oltre a quelle che hanno il paracadute. Però si poteva fare qualcosa di più anche come scambi, non perché siano delle figurine. Questo cosa ti fa pensare, Antonio, che c'è stata poca sintonia tra le parti, tra staff tecnico, società o altro, oppure proprio difficoltà a reperire questi elementi? Ma guarda, l'impressione è quella che hai avuto tu, voglio dire, perché alla fine non era, io credo che non fosse, anche i nomi che sono stati fatti fino all'ultimo, Rossettini, non è che Pescara andava a cercare le prime scelte, voglio dire, il problema è che non sono arrivate nemmeno quelle, quindi chiaramente non è stato un lavoro omogeneo, comunque cioè, l'effetto è stato fallimentare. Prima Francesco parlava della difesa l'anno scorso, ma senza andare troppo lontano, quello che abbiamo visto a Reggio Calabria è allucinante, della fase difensiva che è stata fatta, per cui è ovvio che c'è da preoccuparsi ed è ovvio che giudicare questo mercato, c'è un giudizio fallimentare, nel senso che qui le priorità assolutamente, ma l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo sentito, l'abbiamo letto sui giornali per tutta l'estate, le priorità erano due difensori e due attaccanti. Voglio dire, ecco, secondo te allora perché non si è riusciti a centrare questi obiettivi? Il problema è stato gestito male, perché altrimenti io non mi rifiuto di credere che non... perché tutta questa marea di giocatori che ci sono, e anche senza, tra l'altro l'hai detto anche tu, hanno lavorato molto senza soldi, nel senso che le difficoltà le hanno avute tutte, però voglio dire, Pescara non è riuscita a chiudere questi che erano obiettivi primari, e questo che un po' preoccupa, perché io credo che più che la disorganizzazione, come posso dire, le vedute diverse magari tra lo staff tecnico e la dirigenza, i problemi sono stati evidentemente
nei rapporti con altre società, con altri procuratori, perché se è vero come è vero che non è che giravano tanti soldi, la maggior parte delle operazioni sono stati degli scambi, dei prestiti, diritto di riscatto, contro riscatto, prestito per un anno, prestito per due. Oggi sentivo, questo per farti capire, anche ai grandi, agli altissimi livelli, la Juventus ha preso Chiesa praticamente in prestito, per un prestito di un anno a X cifre, 2 milioni, sì. Poi il secondo anno, poi le clausole, tre clausole, sì, che se... c'è un impegno finanziario, stiamo parlando, è ovvio che già c'è l'impegno, però ecco, per la Juventus un impegno finanziario al primo anno 2 milioni è un segnale che è bravo, che evidentemente non tutti spendono, evidentemente nonostante l'impegno dei direttori di Sebastiani. Però lo diciamo prima, se tu hai tre terzini sinistri e un terzino destro, perché c'è solo Bellanova attualmente, con Balzano infortunato, si recupererà, vuol dire che c'è qualche discordanza. Sono d'accordo. Oppure, non so, tre mezzali sinistri. Ma non solo, oltre che questa disomogeneità, ripeto, 32 giocatori o 33, quant'è che ne sono, hanno comunque un costo. Allora io dico, invece di, ma forse è semplice a dirlo, non è che li puoi regalare. No, dico, però invece di pagare, visto che ne sono stati presi 18, che ti posso dire, invece di farti 3.500 ti fai 2.300-1.400 che ti portano non dove ti porta la Ferrari, però ti portano bene in viaggio. Non so se troppo semplicistico, cioè, quindi bisognava prenderne di meno, ma forse di meno e vedere di prendere, anche perché che tu oggi hai quattro giocatori che poi alla fine non è che ti serviranno tanto e li paghi X, magari con l'equivalente di questi quattro giocatori ce ne paghi due, Riccardo, ma che ti danno maggiori garanzie. Ma credo del presidente, è lui che bene o male è l'uomo Pescara, e credo che lui si è sempre messo davanti. E credo non che... intendevo, è ovvio che sono sempre loro. Sempre loro. Sebastiani, i due direttori. Cioè, di che figlio? Di un'idea che è stata fatta con l'allenatore? Un'idea corale oppure? Ma io credo che, per quanto conosco Massimo Oddo, Oddo sicuramente avrà fatto delle richieste ben precise, perché sicuramente è quello che ne capisce più di tutti del gioco del calcio, avendo giocato per tanti anni, avendo adesso anche un'esperienza come allenatore. Probabilmente non sono riusciti a dargli quei giocatori che lui, non dico i nomi, ruoli che lui sicuramente credo abbia richiesto, quindi l'allenatore alla fine a quello che gli danno deve allenare. Credo che... però sono importanti le caratteristiche dei giocatori. Assolutamente, ma se lui glieli chiede e non glieli comprano, voglio dire, non è che l'allenatore può fare anche i salti mortali, ma se alla fine ha un terzino destro e terzino destro, speriamo di no, ma gli si infortuna o viene disqualificato per una stupidaggine, un'espulsione, chi mette a destra? Ma posso dire? Ho fatto un esempio qualsiasi. Sì. Beh, mo me lo dico da solo. Magari è una fesseria quella che dico. Ma tu riprendi Capone, che è un esterno. E Oddo mi sembra che gioca con questo 4-3-2-1, che i due alle spalle dell'attaccante non è che vanno molto sull'esterno, come di solito ci va un esterno se giocassi proprio con il 4-3-3 classico. Io non voglio entrare proprio nelle disquisizioni tattiche. E Capone ha un costo di ingaggio, allora io mi tengo in questo organico. Se io è un esempio, attenzione, non sto dicendo che Capone non è bravo, che magari quest'anno Capone fa 20-25 partite e risulta uno dei migliori e saremo tutti felici. È un esempio, spero di farmi capire. Ossia, cioè, io hai già Riccardi, sì, però un buon allenatore come ne sarà Massimo è anche capace che i giocatori che ha di variare il metodo. Se alla fine non hai moduli per giocare all'albo di Natale, giocare in qualche altro modo. Totò, sarà soddisfatto Oddo di questa campagna acquisti? Secondo me no. rispondevo contemporaneamente a Riccardo. Secondo me no, perché ripeto, io almeno l'avevo sentito all'inizio prima che cominciasse questa campagna acquisti, e me l'ho fatto un'idea di quelle che secondo lui erano le priorità, voglio dire, in effetti
è quello che a mio avviso è stato, non è stato omogeneo quello, il lavoro che è stato fatto in questi, questo mese e mezzo, quanto è stato. Perché, ripeto, io credo che appunto, che so, faccio l'esempio, Angella, che era uno, sì, che era uno delle, del Perugia, che sicuramente era uno degli obiettivi indicati da, dall'allenatore. Stranamente però a prescindere dal nome, perché no, voglio dire, normale però, però per capire per le caratteristiche, siccome era uscito come caratteristiche, beh, poi come partiti con interessamento già un mese e mezzo fa, però questo non ha mai preso consistenza. Io non credo che Oddo, dopo averla avuto un anno intero, ci abbia ripensato sul piano tecnico, che non fosse il giocatore giusto, per quello mi lascia perplesso. E poi l'altra condizione è che spesso sono arrivati assieme a uno degli obiettivi, è arrivato anche un ragazzo, un giovane, un altro che comunque non ti serviva, insomma, sembra Vokic c'è ancora. Cioè, ti riferisci al Benevento, sul quale il riflettore, sì, era puntato su Tuia, poi esatto, si è aggiunto Antei, si è aggiunto e Antei. Si poteva prendere anche Vokic, alla fine Tuia non è arrivato, sono arrivati Antei e Vokic, per quello che mi lascia perplesso, non mi sembra, però lì non mi sembra, diciamolo francamente, anche per probabilmente delle operazioni per mantenere rapporti, siamo con le società, attenzione, se ti possono servire, però mi sembra esagerato questo fatto di arrivare, cioè di prendere un obiettivo e poi di prendere, magari o prendere un altro in più, oppure no, l'aggiunta ci può stare, però sì, deve esserci, deve essere, il veicolo trainante, esatto, no? E quindi aggiunte, qua mentre di aggiunte ce ne sono troppe, il discorso che facevo dei costi poi e non nelle prime scelte. Attenzione che se parliamo però di caratteristiche dei giocatori, sì, il presidente o chiunque altro ci spiegherà che serviva un terzino destro ed è stato preso Bellanova e c'è sempre Balzano, serviva il terzino sinistro con determinate caratteristiche oltre a Masciangelo ed è stato preso Jaruzelski, là come che si chiama, mo prima che me ne impari ci vuole un pochettino di tempo, dicelo bene Andrea, come si chiama? Jaruzelski. Sì. Jaruzelski. Adesso lo ripeto, vabbè, non fra importa, un quart'ora già me lo sono dimenticato. Capita a tutti, bravo. Serviva di prendere due difensori e quelli dicono che hanno preso Bocchetti e Andei. Sulle scelte numericamente ci siamo, esatto, io infatti bravo, esatto, come, poi la qualità, capito? Tanto la qualità, perché Bocchetti Andei, sicuramente Andei, bravo, ci Andei anche è stato un signor difensore, ma viene, è reduce da tre crociati, l'ultimo a gennaio, appunto gennaio, è a forte rischio, ci chiama 8-9 mesi Bocchetti, quindi 35 anni non Bocchetti è l'età, perché sennò Bocchetti è, ma ci è tutti sull'attenti, ci però speriamo che fa come Campagnaro, che regge uno o due stagioni e dopo Campagnaro, ma prima dicevi Bellanova, è vero che sono arrivati molti giovani molti anziani appunto, invece si doveva trovare forse qualche giocatore, capito? 25, 26, no, 27, posso 28. Aggiungere una cosa, questo principio che tu hai indicato è identico a quello che hanno seguito l'anno scorso, perché è uguale, guarda. Sì. Cioè ogni, cioè, due terzini destri, due terzini di lì, due centrali, eccetera, eccetera. Ma l'hanno fatto pure quest'anno. Ma non è quello che ti paga, voglio dire, evidentemente appunto, devi scegliere quello giusto. L'anno scorso anno eravamo più carenti in attacco. Sì, forse. Esatto, però ce l'avevi un paio di attaccanti. Numericamente sì, e inizialmente c'era Tuminiello. Ah, però campionato c'era, no, era Tuminiello. A inizio del campionato ce l'avevi. Ce l'avevi inizio. Quello che ti stavo dicendo, appunto, quest'anno tutto sommato è come l'anno scorso, che però non c'è una, come posso dire, una prima scelta, una seconda scelta, ossia non c'è tanta garanzia, poi magari alla fine l'anno scorso è andata male, è andata benissimo alla fine, però è andata male per un'intera stagione, magari quest'anno va bene per l'intera stagione. Attenzione, nei difensori è rimasto Drudi, che è un grande professionista, una persona squisita, un signore, una persona seria, ma credo che sia rimasto come posso dire, lui vuole andare via per motivi familiari, la moglie, appunto, lui voleva avere l'occasione poi di avvicinarsi pur scendendo di categoria. È vero che è stata pareggiata l'offerta del Cesena da parte del Pescara, ma non è un discorso di ordine economico, ma una scelta, esatto, di vita, appunto. E speriamo che non sia condizionato. Io infatti ho fatto la premessa che è un professionista serio, quindi dimentica che poteva vivere a Cesena con la famiglia, quindi non è quello. E però che pure Drudi l'anno scorso, io mi auguro che tutto il male della difesa dell'anno scorso sia dovuto, e concludo, si sia verificato per il disordine tattico anche per tre allenatori diversi, che si è verificato, perché se io devo pensare, la coppia centrale titolare sarà difensiva, Riccardo, secondo te? Bocchetti, Drudi.
Bocchetti Drudi. All'inizio, adesso Drudi Scognamiglio, in attesa di Bocchetti già pronto. Bocchetti sta bene? Sta bene. A Reggio Calabria, quindi. Sta bene. E allora. Bocchetti Drudi. Io credo Bocchetti giocherà. Andrea, anche secondo te Bocchetti Drudi? Ritengo di sì, anche perché dalle parole di Oddo, Drudi sembra un giocatore praticamente imprescindibile, soprattutto per cose di impostazione. Di destra, Enrico, certo. Volevo aggiungere sì. Su Antei, che oltre tre crociati, Antei nel mezzo ha anche una lesione del tendine d'Achille, cioè un giocatore che ogni due anni, dal 2012 al 2020, ogni due anni ha avuto un infortunio gravissimo, quindi tre speriamo che crociati sia finito. Ecco, bravo, gli ultimi due anni ha avuto un infortunio, quindi quest'anno no. Ogni due anni, a gennaio. Un infortunio grave. L'ultima ha pagato, a gennaio sta un po' da finita così. Mettiamola sul sorriso. Anche. Allora, andiamo in pubblicità, anticipiamo un po' i tempi e poi torniamo in diretta quando sono 21:26 minuti. A tra poco. Ritorna allo svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro, materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro, Tempur Simmons Dorsal Falomo, letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271 Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro conviene. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest. Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. FAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Allora, torniamo in diretta, sono le 21:31 minuti, ci sono dei collegamenti che dovremo fare tra poco. Ripartiamo sempre da questa situazione un po' critica dopo la giornata di oggi, un po' di rabbia sui social da parte dei tifosi. Poi, dopo la sconfitta di Reggio Calabria, ovviamente viene tutto aggravata, un po' amplificato, sì, perché adesso parleremo anche di calcio giocato, perché la squadra ovviamente ha rimediato questa figuraccia a Reggio Calabria. Insomma, Riccardo, non è un momento tranquillo né per l'allenatore né per però siamo all'inizio, adesso voglio dire, sì, sì, certo. Iniziato, consideriamo anche il fatto, diamo delle attenuanti, abbiamo stato l'ultima squadra che ha finito il campionato con lo spareggio, quindi tutti sono arrivati abbastanza in fondo al mercato, a pochi allenamenti e poca coesione tra di loro, diamo un po' di tempo insomma anche all'allenatore di poter amalgamare un po' meglio la squadra. Giustissimo Riccardo, però dopo quello che è successo la passata stagione, va, perché è successo appena due mesi fa, anche di meno, è difficile come devo dire, guardare con ottimismo alla situazione di oggi e al futuro. Guarda, anche perché, attenzione, alla fine tutto viene giudicato in base ai risultati, perché è logico, si va in campo per il risultato e all'espressione di gioco della squadra. E a Reggio Calabria hai ragione. È vero che se uno si mette a pensare che Galano aveva pure calciato bene e magari vedi un'altra partita, esatto, magari però dopo 20 minuti di buio pesto, ossia di gente, guarda come stanno messi. Ma torniamo al discorso che abbiamo fatto tante volte, stavano in difesa veramente come le pecore che passano. Una cosa buona, allora, l'anno di cui Oddo ha conquistato la promozione iniziò a Livorno. Livorno-Pescara 4-0. Sì, che era, però lì giocò mezza squadra. No, erano per 7-11, c'era. Voglio dire, però quella era mezza squadra, quelli che mancavano stavano già lì, voglio dire, sì. Quella partita non giocò la Padura, per esempio, sì. Dire, che fu l'emblema di quella squadra. Per cui, insomma, rispetto a quella squadra aveva già una sua identità, che però in quella partita mancavano diversi elementi. 4-0, il Livorno è retrocesso quell'anno, poi tra parentesi, insomma, qui non era uno squadrone. Però quest'anno, questa è stata una squadra, come abbiamo detto più volte durante l'estate, che andava rifondata, ed è quello che è stato fatto, però secondo me è stata rifondata male. Nel senso ricordiamo che in campo a Reggio Calabria c'erano 6 giocatori della passata squadra, esatto, che è retrocessa. Sì, esatto, appunto è stata rifondata male. Se pensi che ne sono arrivati 18-19, appunto ce n'erano 5-9, c'era la metà. È vero, erano però 9. Allora, se uno vuole essere ottimista, perché prima le critiche, no. Poi che dice? Cioè, vabbè, aspettiamo che succede. Però capito? Hai preso 20 minuti, 3 gol. Dei giovani di valore sono stati acquistati. Sì. Perché a Reggio Calabria è vero che Bellanova è andato in tilt, sì, ma ci può stare. Però è nel giro della nazionale. Allora, cioè, questo ragazzo è il giro della nazionale. È vero che ha sbagliato alla partita, sì, però abbiamo preso comunque, e ci può stare. Ma abbiamo preso un ragazzo che è del giro della nazionale, che non è uno sconosciuto, perché o nessuno capisce di calcio, ma se questo ragazzo è un po' iettato, voglio dire, il Pescara ha sempre avuto giovani di valore, perché tutti che è passato di qua sono andati tutti molto bene, i ragazzi che sono passati, e questa è la storia, questo è indubbio, sì, non si può contestare. Diamo un po' di tempo perché siamo alla seconda giornata. Certo che quando vedi degli svarioni sia a centrocampo che in difesa, è chiaro che non te li aspetti da dei professionisti. Benissimo. Però può anche capitare. Però ti voglio dire che, e ripeto, non voglio fare l'avvocato del diavolo, l'avvocato del difensore, hai avuto la possibilità di un rimantaggio sul rigore, entra quel rigore, magari vedi una partita diversa. Perfetto, però magari. Però il tifoso, lui giustamente Enrico diceva sui social e tutti i resti. Io guardo il terzo gol, vabbè, gli fa niente, non lo guardiamo più. Allora il tifoso o i tifosi, la stagione scorsa è andata come è andata, alla fine è andata benissimo perché siamo rimasti in Serie B, sì, ma è stata una sofferenza atroce, soprattutto poi lo spareggio finale. Dalla campagna acquisti ti aspettavi onestamente qualcosa
di più, per non dire molto di più, e secondo me il primo ad aspettarsi di poter fare cose diverse era il presidente. Possiamo e poi l'hanno questa campagna, quindi è normale, scusa, bene, è normale di alcuni elementi, esatto, ma è normale che questo ritiro sia stato dato come un fenomeno adesso, per carità, è stato ma scusa Riccardo, però il problema non è tanto giudicare lo svarione di Bella Gamba, di Bella Nove, come cazzo si chiama. Il problema è che secondo me questa squadra non rispecchia quello che è l'idea di Odd di giocare, e si vede dall'espressione, dal disappunto durante la gara, l'abbiamo visto più volte, ma non problema, solo qua, anche la partita col Chievo. Questa non è una squadra che però lui... Però i primi 20 minuti col 20 Chievo minuti, si era vista una squadra con primi, delle idee, no? Esattamente, anche dopodiché è sparita la ripresa e a Reggio Calabria non c'è stato per niente. Voglio dire, non è che l'allenatore ha sbagliato, ha mandato in campo gli stessi uomini che c'erano l'altra volta. Evidentemente questa squadra in questo momento ha delle carenze strutturali che non l'aiutano, e per quello si sperava che il mercato... Ovviamente saranno decisivi questi 15 giorni perché c'è la sosta, esatto. La squadra è questa, quindi adesso le carenze strutturali c'erano e ci sono, quindi resteranno. Ma va al di là degli svarioni, dell'errore del ragazzino, dell'errore di Galano, no. Il problema è proprio la struttura della squadra in questo momento, secondo me, non rispecchia quello che è l'idea. Ma la struttura resterà questa adesso fino a gennaio. Diamo anche tempo, sì. Vi prego, cioè, diamo come tempo. Struttura, ma no, parliamo tempo di struttura. Ma non sui singoli, voglio dire, no, io no, sulla, no, sulla squadra con il suo complesso. No, niente, io contraddico anche quello che ho detto, se critico anche me stesso quando la settimana scorsa ho detto adesso bisogna essere ottimisti, e dico che bisogna esserlo ancora. Però io quando sento gli altri per le grandi televisioni, o l'allenatore che dichiara la prima mezz'ora siamo stati bravi, siamo stati bene in campo, poi oh, ma la partita dura 95-100 minuti, ma tu mezz'ora hai giocato bene, bravo, e poi sei andato in tilt totale, quindi è vero che devi ripartire da quella mezz'ora, ma poi dopo quella mezz'ora 60 minuti di buio totale sono troppi, Andrea, scusami, Pucciarelli del Chievo, si è parlato di una trattativa che potrebbe ancora essere portata avanti. Il Pescara ha proposto Di Grazia, c'è sempre Crecco che doveva essere sistemato, però a questo punto i giochi sono chiusi. I giochi sono fatti, quindi l'unica speranza che c'è, ma su questo ci dovremo ulteriormente informare, l'unica speranza che c'è per riavere Pucciarelli a Pescara è che Pucciarelli abbia entro le ore 20 firmato la risoluzione consensuale del contratto con il Chievo. A quel punto sarebbe uno svincolato e potrebbe firmare con qualsiasi squadra anche nei prossimi giorni. Ma chi si mette a rischio poi di non trovare una destinazione? Avendo a meno che non c'era la promessa, no? È chiaro che parla anche con Pescara con Di Grazia, se si vuole farlo Grazia, scambio, il Crecco di turno, se mettiamo sullo scambio dovrebbe farlo anche il Pescara con Di Grazia, però va da sé che si perderebbe anche il senso dello scambio essendo fuori dalla finestra di mercato, quindi insomma, comunque qualche difensore hai detto, scusa, sì. Quando hai detto l'inizio del mercato, e ti credo, l'inizio del mercato prendi Valdifiori, che è un giocatore integro. Lo stesso Asensio è stato un buon colpo di mercato. Asensio adesso finale, Riccardo. Prendi Maestro. Riccardo. Prendi, sì, i primi due o tre acquisti facevano pensare a degli acquisti mirati esatto, sul piano o dell'esperienza, funzionare a quello che serve all'allenatore. Però adesso ci si è persi i dubbi sono negli ultimi tanti, giorni per questo reparto difensivo, che lascia dei punti interrogativi, ma io credo che si troverà anche qualche al di là delle dichiarazioni ufficiali che ha rilasciato e che continuerà a rilasciare il presidente, il primo a essere deluso per quello che avrebbe voluto fare e che non è riuscito a fare è proprio lui, perché insomma non ci possiamo nascondere dietro a un dito, dietro a un alibi che non esiste. Hai 32 giocatori, hai, come giustamente hai messo prima in risalto tu, in alcune zone del campo o in alcuni reparti c'è l'abbondanza e in altri magari c'è qualche ristrettezza di troppo, e questo non è certamente incoraggiante, soprattutto alla luce già dei primi due risultati e soprattutto alla luce della pessima prova di Reggio Calabria. Auguriamoci che questa sosta, 15 giorni per poter lavorare, aiuteranno l'allenatore e i giocatori a capirsi. Di Oddo, già lui si trova in una posizione un po' rischiosa, no? Dopo le ultime disavventure, rischia ancora di più dopo quanto sta avvenendo nelle ultime ore?
Rischio in che senso? Rischio personale di una stagione che potrebbe, ci auguriamo tutti, andare bene. Ma per lui questa è la stagione quasi decisiva, nel senso che purtroppo le cose sono andate male, non solo per colpa sua, perché quello che ha fatto il Perugia con lui l'altro anno è demenziale, cioè esonerarlo quando era sesto in classifica, poi richiamarlo, poi licenziarlo, per cui si è trovato la condizione. Lui l'errore, secondo me l'errore che ha fatto è andare a Crotone, quella è una piazza che no. Mentre a Udine gli è andata male dopo aver fatto un boom iniziale eccezionale. Però appunto questa catena arriva adesso Pescara. Io credo che lui abbia accettato Pescara proprio perché aveva questa grande voglia di rivincita. Per lui poteva essere la piazza giusta, con il rapporto che ha sempre avuto sia col presidente sia con Giorgio Repetto, insomma, voglio dire, era veramente, io credo che sia ancora. Beh, certo, dire, siamo solo all'inizio, ci auguriamo che le cose. Però poi è ovvio, questo credo che questo avvio, questo mancato arrivo degli obiettivi, di alcuni obiettivi, l'abbia un po' indispettito, o meglio, tra l'altro, se abbini al fatto che comunque la squadra nell'ultima uscita ha fatto una la sua peggiore partita dalle amichevoli in poi, è ovvio che insomma non è un momento, io credo che se la prende, lo capisco, insomma. Riccardo? Ma sicuramente quello che dice Totò ha sicuramente un fondamento. Cioè, è una stagione delicata per tutti, però, forse però per lui un po' di più, no? Sì, però credo che ormai non è che debba dimostrare qualcosa dopo un allenatore, nel senso, è vero, si gioca tanto, però lui a Udine è arrivato, ha fatto tante vittorie e quindi in Serie A ha dimostrato, poi subentrano magari altri meccanismi, però come allenatore credo che non sia in discussione la figura di Massimo Oddo come allenatore. E poi chiaramente uno può essere bravo quanto vuoi, ma se non hai i giocatori perché far giocare la squadra, e puoi essere... Quindi ti richiedo, ce l'ha o no i giocatori? Ha tanti buoni giocatori, perché secondo me la campagna acquisti è stata fatta anche su dei buoni giocatori. Probabilmente ha attualmente una rosa non equilibrata. Intanto Francesco, la rosa non equilibrata, da inizio alla trasmissione che stiamo ripetendo che in alcuni ruoli o in alcuni reparti c'è, come possiamo dire, sì, c'è abbondanza e in altri c'è difficoltà di poter lavorare. Possono dire cambierà modulo. Non lo so, vedo, dopo è da vederlo che cosa vorrà fare Oddo. Io mentre quello che volevo dire è che quello che dici tu sarà pure vero, ce lo dirà il campo, però hai da una parte forse un po' troppe scommesse, perché che Bellanova farà una grande carriera, uno se lo augura e lo augura al ragazzo, però è all'inizio ed è alla prima esperienza, un conto è giocare. Però quante volte abbiamo detto puntiamo anche su giovani? Bellanova, no, appunto, esatto, ha fatto il ritiro con l'Atalanta di Gasperini, esatto, anche il test a livello atletico, fermo, è il migliore. Esatto, quindi, però per adesso è una scommessa, sì, ma io non è che lo sto dicendo perché è andato male a Reggio Calabria, perché è una partita, no, non scherziamo, la prima fuori casa. Perché Zappa ha fatto delle prestazioni e poi è uscito quello che è. Ma Zappa anche all'inizio. Non dobbiamo discutere sul sito. No, esatto, però bisogna dare tempo. Sul gruppo, sul gruppo non lo so se è omogeneo, perché è vero che qui se continuerà con il 4-3-2-1, quindi hai un solo attaccante, sappiamo, forse due te ne bastano, ma nemmeno tanto, quindi forse manca il terzo attaccante. Se vuoi giocare a due già non è la volta che giochi a due, se decidi di giocare a due e uno di quelli viene una diarrea tubolare, e dopo che gli succede? No, che gioca con uno, ecco, anche lì, già lì, però, sull'attaccante, il modulo, guarda, veramente, io non sto dicendo che deve cambiare modulo, fermo. L'ultimo problema secondo me, esatto, quello, ma non ho detto che modulo, deve cambiare, sì, modulo, cioè, ma in una qualunque emergenza o evenienza, due attaccanti un'intera stagione, secondo me forse sono pochi, con un terzo, sì, già era diverso, un difensore con caratteristiche diverse, forse a centrocampo, forse manca un centrocampista con spiccate attitudini
come devo dire, dal passo lungo che porta la squadra a salire quando hai in possesso palla. Dico forse, perché poi è da vedere adesso che cosa c'è. Queste sono tutte analisi del momento. Ci ha parlato tanto di Galano negli ultimi giorni. Galano è andato maluccio, ha sbagliato un rigore, ma mo Galano, l'anno scorso, se non c'erano i 14 gol di Galano, non arrivavamo neanche, già non c'eravamo arrivati, se non succede tutto il casino, perché sul campo è andato come andare, ma nemmeno arrivavamo a sperare fino all'ultima giornata e poi a fare i play-out. È anche vero che lo scorso anno Galano nel girone d'andata è andato molto bene con la gestione Zauri, poi si è un po' perso nel girone di ritorno con le Grottaglie e Sottil. Qui subentra l'allenatore. L'allenatore deve portare il partito con il piede giusto, perché a prescindere dal rigore, sì, il rigore non c'entra niente, contro il Chievo è stato, diciamo, il meno bravo, il meno utile. È un giocatore importante, Galano. Certo. No, e come no? No, il problema a me, cioè, la partita l'ultima, quella di Reggio Calabria, mi ha impressionato sul fatto che dopo il rigore sbagliato praticamente è uscito dalla partita. Ha fatto un errore dopo l'altro. Un problema, voglio dire, di carattere in quel momento, di testa del giocatore. Non mi è sembrato, perché noi lo abbiamo conosciuto. Il giocatore l'altro anno sicuramente è stato uno dei punti di forza, se non ci fosse stata quella squalifica inopportuna e soprattutto immeritata di quelle tre giornate, probabilmente non avremmo nemmeno fatto i play-out, perché in quel momento. Però è quel tipo di giocatore che, a mio avviso, che ha bisogno di avere la fiducia, di esaltarsi, di star bene in campo, perché io ho visto quello cambiamento detto, che il lavoro ecco, no, ma a livello di caratteristica, a livello tattico, sembra un giocatore inadeguato per le idee di Oddo. Per ora sì, sembra fuori dal gioco in effetti, perché lui tiene molto, molto la palla, e che non è quello, ma poco in verticale dovrebbe essere, non va in verticale, va sempre, gira intorno. Non è Benali, per dire, che se vogliamo fare un esempio dell'anno d'oro, Benali che faceva, tra l'altro faceva sia il centrocampista che la punta, e ricordiamoci quel gol eccezionale in trasferta a Perugia, ma anche a Trapani, credo. Anche a Trapani, sì. Voglio dire, con veramente era un tuttocampista, diciamo, no? Lui ha caratteristiche diverse, però gioca, secondo me. Non lo so, a me per esempio in questo momento mi è piaciuto più un ragazzo arrivato dalla Roma, che però non trova Riccardi sì, in quel ruolo potrebbe essere una soluzione, se Galano non sta al meglio della condizione, cioè, io credo che sia un problema proprio di testa, che deve scattare qualcosa, la molla, però anche sul piano tattico. Poi questa è la squadra, a mio avviso, che ha ancora diversi problemini, non so, un altro problemino può essere Memusciai, che è stato fermo, ha avuto l'intervento, non è il Memusciai che abbiamo visto nei momenti migliori, sì. Anche a centrocampo, per la prima volta per esempio abbiamo visto Maestro, che è stato secondo me il migliore in campo. Mentre è deluso un po' Valdifiori. Esattamente, ma Valdifiori, il mio timore è che sia, essendo un regista classico, è ovvio che qualsiasi squadra gli metterà addosso la punta che... Non è un lavoro facile. Però Totò, non è Torreira, questi per dirti, giocatori posso? Ma tutto quello che non sono funzionali alle idee dell'allenatore. Ma stiamo parlando di Valdifiori, di Galano. Sì. Però, cioè, ho capito, però è tutto quello che, bravo, con tutto quello che hai no, detto. Ma è vero, Totò, quello esatto, Totò. Ma cioè, con chi idea è stata fatta questa squadra? Io a me lo domando, io penso che insomma tra tutte e quattro qualche cosa si saranno detti di tanto in tanto, pur tenendo presente le difficoltà economiche, le difficoltà di mercato, tutto quello che vogliamo, ma insomma io credo che prima di prendere Valdifiori, faccio un esempio per dire quello che è stato il pezzo da 90 acquistato dal Pescara, io penso che a Oddo gli avranno chiesto, è stato Oddo a dire, ma mettiamo che gliel'ha detto qualcuno al di fuori, ma scusate, è vero che stiamo prendendo Valdifiori? E se non è... Però non tu mi insegni che oggi gli allenatori non mettono bocca sui nomi, no. Danno la caratteristica... Ho capito che danno le direttive, allora... Io credo che uno dei problemi che noi abbiamo è che in queste partite abbiamo tirato veramente molto poco
verso la porta. Ma questo deve avere le caratteristiche i giocatori per tirare in porta. Sto dicendo che deve esserci il gioco. Esatto, nei 180 minuti ne abbiamo tirato. E allora perché dici calma, ragazzi? Calma, che siamo all'inizio. Sto dicendo calma perché è vero, è giusto quello che si dice, ma diamo un attimino. Critiche, sì, però, certo, insomma, che se tu una prestazione come Reggio Calabria me la fai la decima giornata, di tirare delle cose diverse. Adesso noi tutti siamo bene o male gente che tanti anni che siamo qua, aspettiamo un attimo, giuste le critiche, ma non voglio essere così negativo perché io ritengo che comunque dei giovani di valore stati presi, diamo un attimino di tempo, ecco, questo lo dice. Avete d'accordo? L'avete rivisto? D'accordo? Guardate, non la rivediamoli più i gol di ecco, ma è dall'anno scorso. Guardate la difesa sul primo gol, lo so. Per non dire il secondo. Ho capito, ce ne stanno due, quegli altri due non so dove stanno, ma dove stanno i centrocampisti in appoggio? Ossia, io mo qua non vorrei fare il presuntuoso, ma porca della miseria, mo l'anno scorso i Zauri non è andato bene, va bene, poi non è andato bene, Zauri è andato bene, non scherziamo, perché se raddoppio quasi i punti di Zauri, l'anno scorso era stata una stagione di festa, e poi è arrivato quel, come si chiama? Le Grottaglie, e non va bene. Poi è arrivato Sottil e abbiamo sofferto, però ci siamo salvati, ma comunque non va bene. Adesso arriva Oddo, che lo abbiamo visto a Pescara, non c'entra nulla, a me non me ne frega niente, di Crotone, di Perugia, poi da Perugia, come ricordavi tu, le zezzità, passatemi il termine, dialettale. Oh, qua anche quest'anno, insomma, quando si parla di, io all'inizio ho parlato di fase difensiva, proprio per quello che la difesa non la fanno solo i quattro difensori e soprattutto i due centrali, la fase difensiva la fa l'allenatore preparando la fase difensiva con la collaborazione degli esterni, dei centrocampisti, una volta rientra uno, del centrale che praticamente sta davanti alla difesa. Lì quella era una squadra che tra le parti. Non so se stai salvando gli allenatori oppure li stai criticando. No, sto criticando. Tutti gli allenatori dipende anche... ci sono stati. Sì, esatto, dipende pure dagli allenatori. Non può essere che l'anno scorso Drude e Scognamiglio di colpo sembravano due ma non debuttanti, due che non c'entrano niente col calcio dopo una carriera come quella che hanno avuto. È la stessa cosa quest'anno. Gioca Bocchetti e va male lo stesso. Ci sta Bellanova al posto di Zecca, di Zappa e va male lo stesso. Sì. Ci sta il nuovo terzino sinistro che tutti quanti. Bocchetti non ha preso gol, aspetta. Bocchetti è entrato nel secondo. Esatto, sì, vabbè. Dico non però lo sfacelo già. Ah, esatto, sono già stati sbagliati tutti gli allenatori. No, non detto che sono sbagliati, tocca anche allenatori. No, tocca anche all'allenatore. Quando, per quelli all'inizio alle se nuove... gli allenatori non sono riusciti, che se fa? Se cambia. Non lo so. Vabbè, se non risponde andiamo in pubblicità. Siccome adesso parliamo del presente, aspettiamo che Oddo ci riesca. Andiamo ancora in pubblicità, tra poco. FAPA Smart On Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Certeo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Ritorna allo svuotatutto notti d'oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti, sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle, 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'oro conviene.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora, sono le 21:58 minuti, rientriamo in diretta per l'ultima mezz'ora. Insomma, mi sembra di capire che c'è molta delusione per come è terminato questo mercato, delusione che arriva dopo, la delusione sul campo, ora c'è la sosta di campionato, 15 giorni per riflettere. Chi dovrà riflettere di più? Totò? Meno male che domani prima Totò cucina un regolo. Ma sicuramente adesso scende in campo dell'allenatore, ovviamente, che deve riflettere di più e capire col materiale che ha e che non ha avuto. Quindi la palla passa a Oddo? Per forza, voglio dire, perché come migliora, solo lui può migliorare la squadra, insomma. Ti interrompo, d'accordissimo, ci aggiungerei anche Repetto, più di Bocchetti. Repetto perché c'è il rapporto che c'ha con Oddo, perché è uno che di calcio ne sa tantissimo, anche se poi nelle sue rare apparizioni non entra mai nelle disquisizioni tattiche o tecniche, ma adesso può essere di sostegno a Oddo e può essere soprattutto di sostegno da un punto di vista morale, perché io credo che Oddo ci tiene come un tifoso a fare bene per la sua carriera e perché è di Pescara. Quindi non scherziamo, e perché le ha fatto la promozione in A, poi è andata male quella altra volta. Quindi lui rischia come Tandial, ma rischia tantissimo, e quindi moralmente dopo questa campagna acquisti, io non voglio dire deficitaria, strana. Chi vuole capire, okay. Capisce. Ma secondo me il lavoro di Repetto è principalmente quello di direttore sportivo, direttore generale, e il suo contributo lo ha sempre dato soprattutto sul piano tecnico, su come costruire la squadra. Io non sono sicuro che il Pescara abbia seguito tutte le indicazioni di Repetto. Poi sicuramente lui, l'assistenza che può dare lui a Massimo Oddo durante il campionato è importante, ed è stato importante quando è andato in Serie A, però il lavoro che deve fare Repetto non so fino a che punto l'abbia potuto fare, perché io ho questo dubbio, voglio dire. Poi è ovvio che saranno solo i protagonisti, lo dovrebbero dire. È stato più presente Bocchetti, secondo te? Come? È stato più presente Bocchetti? Ma l'ho visto meno presente, Repetto, insomma, più presente, perché probabilmente Bocchetti il lavoro suo l'ha fatto. Voglio dire, se tu ricordi l'ultima volta che abbiamo sentito qui in trasmissione Giorgio, parlava, che ti devo dire, soprattutto del suo lavoro. Soprattutto di scouting, che sì. Non c'è stata nessuna novità, a mio avviso,
almeno a giudicare da quello che, dalla campagna acquisti, su quello che poteva essere stato il contributo di Giorgio Repetti in base a quello che lui pensava di poter fare o pensa di poter fare per questa società. Riccardo, ti trovi d'accordo con queste valutazioni? Sì, che sì. Fanno parte di un'operatività un po' strana. Questo sì, non però questo credo che l'allenatore con i giocatori della rosa che ha adatterà eventualmente qualche giocatore in ruolo che magari non è solo originario, ma è anche vero che i giocatori, chi sa giocare a pallone, può anche adattarsi a fare ruoli in caso di bisogno. Un terzino che gioca a sinistra può giocare anche a destra se è un terzino. Un terzino può andare a fare l'ala, l'ala può andare a fare il terzino, se proprio vogliamo vedere. Cioè, Memusciai ha giocato anche libero all'occorrenza nel Pescara, quindi bisognerà, probabilmente lui è bravo, è un ex giocatore di valore, sa tante cose, dovrà essere capace di... Il fatto che un destro può giocare a sinistra, no, va bene, può essere un'emergenza. Ho capito, io dico in emergenza, lui probabilmente il suo lavoro sarà quello di dover adattare dei giocatori che non hanno proprio il suo ruolo principale, ma in caso di bisogno, come ti ho detto, Memusciai da noi il centrale difensivo l'ha fatto in un paio di partite. Quindi, sai perché? Voglio dire, se... certo, sì, l'attaccante, è vero che non hai l'attaccante, hai due attaccanti. Riccardo, non si tratta di adattarsi, bisogna capire come può crescere questa squadra, non deve adattarsi. Ma questa crescere, squadra, questo però ma no, il proprio obiettivo io. È quello, altrimenti di chi stiamo a parlare? Sì, vogliamo rivedere partite con la Reggio Calabria. Però questo è una squadra che assolutamente deve crescere, cioè. Adesso col materiale che ha, a mio avviso, con carenze che non sono state colmate, deve fare questo miracolo di far giocare questa squadra in maniera diversa. Non è necessità virtù, bisogna andare avanti per forza. Beh, inventarsi, non lo so che devo fare. Anche la condizione di tanti giocatori, come ho detto, di Memusciai, di questo ragazzo che gioca a destra, di Jarosinski, anche lui, tra l'altro, l'abbiamo visto per esempio adattarsi da centrale una partita col Chievo. Nell'amichevole. Sì, beh, lui ha giocato alla difesa 3. Cioè, voglio dire, è sicuramente un giocatore di valore. Il problema è tirar fuori il meglio da questo organico che, a mio avviso, non è quello che si pensava di fare all'inizio del mercato. Tanto strano quell'accostamento che ho fatto io, che ha ripreso Totò, ripeto, nel poter e nel dover, secondo me, sostenere il lavoro di Oddo anche da un punto di vista tattico e tecnico, proprio perché c'è sintonia tra i due, quindi possono parlare tranquillamente. Perché sì, viene chiamato direttore generale, ma insomma il direttore generale ha altri compiti in una società. Direttore tecnico, infatti. Ecco, bravo, Repetto è il vero direttore tecnico, ha le ottime competenze, ha adesso un allenatore con il quale è in totale sintonia e quindi possono parlare di calcio. Non è necessario che parlino se hanno mangiato l'antipastino di pesce buono oppure la bistecca buona, devono parlare solo di quello. E in un momento così importante, perché è una fase di costruzione della squadra, ma adesso la campagna acquisti è chiusa, quindi è inutile, siamo tutti quanti delusi, tutti si aspettavano qualcosa di più, come posso dire, di più concreto, di più anche importante, quindi ormai è quello. Adesso si deve costruire la squadra e in un momento così particolare, secondo me, Oddo non sta, ripeto come l'ho detto all'inizio, non sta facendo le capriole per come si è conclusa questa campagna acquisti. Quindi adesso, magari nel momento che fa la capriola, per evitare che cada, arriva Repetto, lo sostieni, fermo, ti aspetta, vediamo, parliamo, facciamo. Non so se ho reso l'idea, senza entrare nel dettaglio. Poi nel dettaglio ci deve entrare l'allenatore, lui fa l'allenatore, ripeto, con il sostegno di Repetto, ma comunque il discorso prettamente tattico di scelta di giocatori e di scelta di modulo spetta all'allenatore. Noi ci possiamo soffermare su discorsi generali. Lo scetticismo lievita forse perché siamo reduci da una stagione anche logico, hai preso più che ha regalato soddisfazione, anzi soddisfazione ha regalato tanta paura, però doveva servire a qualcosa e si riparte, no? Con gli stessi discorsi dell'anno scorso, come no, anzi lo scorso anno, se ricordate un po' tutti, d'altronde sempre presenti,
c'era più ottimismo all'inizio. Sì, come no? Quando la campagna acquista era stata giudicata. Per esempio, quest'anno non si è mai parlato di playoff finora. Sì. E già questo è un fatto positivo, secondo me. Per altro anno si comincia a parlare di playoff, già l'anno scorso, eccetto gli ipercritici, l'anno scorso il lavoro di Zauri fu accolto subito, dato che ci stavano i risultati. Fu accolto subito bene, qualche sbandatella, ma quando se n'è andato della, è bene ricordarlo. Dell'esordio in campionato, proprio Oddo disse in conferenza stampa: non ci fissiamo obiettivi, pensiamo subito alla salvezza, andiamo per step, pensiamo a divertirci, no? Pensiamo a divertirci nel senso di vedere delle partite piacevoli sul piano tecnico. Finora ci è riuscito in parte solo nei primi 20 minuti. Io per la verità forse ho cambiato modo di pensare negli ultimi anni, essendo stato prima un ammiratore di allenatori. Questo non vuol dire non pensare al risultato. Ecco, cioè. Io mi diverto soprattutto se c'è il risultato. Se poi ci sono buone espressioni, infatti Oddo ha spiegato gioco, anche ma attenzione, con il gioco un minimo di qualità, facile arrivare al risultato. Bravo, ecco, no? Ma un minimo di qualità lo deve avere per forza, se no non arrivi ai risultati. Può andare bene una volta, due, alla terza e alla quarta non ti va più bene. Quello Riccardo, è importante. Oggi vediamo tanti punti oscuri. È capace che alla ripresa del campionato contro l'Empoli vediamo una squadra brillante anche con preparazione fisica, preparazione sul piano atletico, sul piano tecnico-tattico, ci siano dei miglioramenti. Poi ovviamente aspettiamo Antei, che è un buon difensore a prescindere da tutti questi infortuni. Il problema è che in questo momento, vedi, se noi andiamo ad analizzare quello che abbiamo visto, il problema è Pescara, c'ha problemi in difesa, problemi al centrocampo e problemi in attacco, quindi non gli manca niente, voglio dire. È ovvio che la squadra. Ma abbiamo un buon portiere. Diciamo che abbiamo un buon portiere. Sì, peccato che sia infortunato anche il portiere di riserva, che forse del Favro, che era molto bravo, molto bravo all'Asta, che non conosciamo. Quindi. No, però del Favro, secondo me, del Favro aveva buone portiere. Probabilità anche di rubare, di contendere il posto a Fiorillo. Sì, però questi 15 giorni in arrivo dovremo sicuramente vedere qualcosina di meglio. Perché se Memusciai sta bene come sta bene, verrà da 15 giorni in più di lavoro e Memusciai. Anche se a me l'anno scorso non mi ha soddisfatto. Perché sorridi, Riccardo? Perché Vincenzi è stato il miglior portiere della Serie B l'anno scorso. Sì, nessuno lo discute. Lasciamo al portiere. No, stiamo parlando di Del Favro, che è in grado di insegnare il posto a Pioniere. Ma che deve insegnare? No, ma nemmeno Buffon puoi. Ho capito quello che dici tu, ma Fiorillo è Fiorillo, non scherziamo. Benissimo, ma Del Favro è Del Favro, voglio dire. Quindi, infatti sì, come no, è un buon portiere. No, ricordiamo l'altro anno che è successo quando si è infortunato Fiorillo. Ricordatelo un attimo. Sono accorto, io cade senza portiere. No, ma infatti, era un acquisto azzeccatissimo quello di Del Favro. Ci mancherebbe, perché poi una volta che ti si fa male il titolare, e non per una partita, ma per due mesi, vai in ditto. Abbiamo detto quasi tutto. Io non mi voglio riagganciare e dare ragione a Riccardo, perché mi piace stuzzicarlo. Dare torto a me? Se do torto a te, qua ci mettiamo a strillare tutti e due. Non lo farò più. È solo una fase di attesa, di crescita. Ripeto, assodato com'è che la campagna acquisti è chiusa, che questo è l'organico, questa è la squadra, ora resta solo da attendere. Tanto dobbiamo aspettare solo 3 mesi, perché poi riparte il mercato a gennaio. Ma bravo, stavolta non è che si deve aspettare tanto. Siamo molto vicini. Siamo già a 2 mesi e 20 giorni. Di ottobre, esatto, appunto. Quindi. Forse per questo motivo non sono arrivati Che difensori e gli attaccanti. Tanto dobbiamo aspettare 15 giorni sperando di vedere qualcosa di meglio e poi 2-3 partite, perché i segnali di positivi, incoraggianti devono arrivare subito, ma queste cose l'allenatore le sa e i giocatori le sanno pure. Adesso ci sono, ripeto, 15 giorni fondamentali. Una volta 15 giorni era quasi i tre quarti, anzi forse di più, delle preparazioni estive. Si faceva la prima settimana senza pallone e poi 15 giorni, ancora 3 settimane di preparazione. Quindi adesso, dopo quello che già c'è stato, 2 partite di campionato, 15 giorni di preparazione, si possono recuperare i giocatori, si possono conoscere, si può fare di tutto. Comunque, nel bene. Ha ragione Oddo, pensiamo step per step. Salvezza. No, prima possibile. Questa è la prima cosa. Prima di tutto 45 punti. Quindi è cambiata un po' la mentalità nostra? Non è che è cambiata, è qua ogni anno. Siete Riccardo e poi vengo da te. Riccardo? No, è cambiata.
L'anno scorso parlavamo... No, perché probabilmente scorso... questo spavento, l'anno scorso all'inizio del campionato si parlava di playoff minimo. Vabbè, vuol dire minimo. Che vuol quest'anno dire che io parliamo di tutto. Fare un campionato. No, parlava in generico, sì. Fammi capire. Cioè io mi sembra di aver speso le prime 10 puntate a dire guardate, non parliamo di playoff, scusa se te lo ricordo. Sì, come no? Parla per te, io per questo e infatti io sono contento che non si parli di playoff. La gente, e stranamente ero d'accordo con lui. E tu eri tra questi. Esatto, lui era tra quelli che pensava di fare i playoff. Io ero più tranquillo di quest'anno, dico la verità. Vedevo l'organico all'inizio. Qui sei sbagliato l'altra anno. Ma io sbaglio sempre, sbaglio anche quest'anno. Avevo fiducia, fermati. In Luciano, perché secondo me ha fatto molto bene. Poi durante la stagione, però l'anno scorso con l'organico di inizio campionato, ricordiamoci sempre che c'era Minello che era a posto, poi ha avuto purtroppo l'infortunio. E Zappa, Vettel, tutti questi acquisti, io onestamente... No, hai dimenticato Machine. Machine. E poi, chiaramente, piano piano le cose cambiano, ma come l'anno scorso erano cambiate in maniera negativa, magari quest'anno cambia in maniera positiva, quindi... Anche perché più che sperare e essere ottimisti non possiamo fare. Una volta analizzata la situazione... A parte l'ottimismo, a parte il pensare positivo, anche se è un termine che... di questi tempi non è proficuo. Questa è una battuta però. Questa è una battuta. Vorrei dire che conta essere positivo. Però conta più che altro capire come si può impostare la stagione, perché ci sono delle carenze, lo stiamo ripetendo all'inizio della trasmissione, e pensavamo oggi di trovare un attimo un equilibrio, sì, no? Esatto. Perché ora è una coperta corta. Difesa a rischio, in attacco sono andate via due pedine, Borrelli e Bonino, ricordiamo, Borrelli a Cosenza, Bonino al Teramo, come terza alternativa resta Belloni. Probabilmente ci potrà essere anche qualche operazione con gli svincolati, sia tra i difensori, no Andrea, lo chiedo a te, tra i difensori e gli attaccanti, attaccante ovviamente il nome di maggior spicchio è sempre quello di Pettinari. Certamente. Dopo aver valutato la situazione con il Lecce, anche tra i difensori ci saranno degli svincolati eventualmente. Sì, è quello il mercato che bisogna valutare e tenere d'occhio. Su Pettinari ci siamo espressi in precedenza, va insomma monitorata la sua situazione da un punto di vista burocratico, se lui è effettivamente un giocatore totalmente svincolato o se rientrerà al Lecce, perché non si era perfezionata quella opzione di riscatto da parte del Trapani. Poi chiaramente bisognerà monitorare il mercato dei difensori, soprattutto Enrico bisognerà monitorare un riferimento di un difensore che abbia delle qualità, cioè un difensore veloce, piede destro sì, ma che sia un difensore veloce, perché è evidente che questa retroguardia non ha dei difensori capaci appunto di recuperare, e lo si è visto nella partita con il Chievo quando è stata fatta a fette dai tagli di Fabbro. Tutto perfetto quello che c'è detto. Anche appunto la problematica che sostiene, che evidenzia Andrea, e questa difesa alta che fa Odo con difensori che non sanno scappare indietro, no? Cioè Scognamiglio soprattutto ha delle difficoltà. Come no? Ma infatti l'analisi sua è giustissima, ma io credo che, spero di sbagliarmi, a me se non concesso che ci sia un difensore che dà delle garanzie, che abbia le qualità tecniche che diceva Andrea. Ma io non credo che Sebastiani stia pensando minimamente all'acquisto di un difensore. Ah, non lo so, perché lui ti risponde: Drudi, Scognamiglio, Bocchetti e Andei. E se tu gli dici che giustamente Andei viene da un infortunio, ma Andei attualmente è il quarto difensore. Aveva sottolineato che il Pescara cercava un altro difensore. E allora speriamo che ce ne sia. E allora queste trattative. Ho capito, allora speriamo. Mettermi, io non scarterei, anche se Oddo predilige la difesa a 4, neanche la difesa a 3 che poi diventa a 5, per alcuni motivi. Uno, per proteggere determinati difensori, Drudi ad esempio in fase di impostazione, perché Jarosinski lo scorso anno ha giocato e bene nella difesa 3, perché Bellanova viene dal sistema dell'Atalanta e si esalta più come quinto che come quarto e può ritrovare determinate certezze, e perché Masciangelo, che è molto bravo in fase di spinta, lo è meno in fase di copertura, essendoci un braccetto alla Jarosinski o alla Bocchetti,
Potrebbe essere, cioè, dunque rivedere qualcosa intravisto già nel secondo tempo a Reggio Calabria, no? E questo mi ha fatto riflettere, perché si sono riviste determinate ma cose viste lo scorso anno. Poi bisogna anche vedere, perché, se ci si crede, esatto, quella è emergenza. No, ma questa è un'analisi tecnica validissima, ma dopo l'emergenza, ecco, è una cosa. Giocarci dall'inizio e tutto l'anno, se adesso c'è carenza di difensori centrali, se tu parti, scusami, un'identità chiara, perfetto, quella che non c'è stata lo scorso anno, perfetto, ma se tu parti con tre difensori centrali adesso, è vero che poi il terzo sinistra dovrebbe essere Jaroszynski, uno quello lì, insomma, Jaroszynski, però attenzione, che è mancino come Bocchetti, esatto. È mancino come Bocchetti, appunto, quindi lo vedi che comincia ad avere due mancini e non due a destra. E poi se metto questi tre, i rincalzi diventerebbero, facciamo finta che non gioca Bocchetti, Drudi, Scognamiglio e Jaroszynski. Resta solo, sì, avendo tre difensori, certo. Se giochi con la difesa a tre, deve avere sei difensori centrali. Bene, tu ce n'hai quattro e mezzo. C'è Elisalde che può giocare anche a tre dietro, in attesa del rientro di Antenna. Senti, su questo Gut, il giovane brasiliano che arriva dall'Atalanta, Andrea, che referenze ci sono? Allora, se bisogna essere obiettivi, c'era una referenza molto migliore per Caleb Okoli, che è il difensore centrale che era stato trattato dall'Atalanta prima di Gut. Gut ha la sembianza di una scelta di ripiego, e rispetto a Okoli, e rispetto al fatto che oggi il Pescara ha vagliato diversi profili e non avendo rispetto formalizzato. Rispetto anche a Pirola, che ricordiamo l'Inter ha ceduto al Monza. C'è l'infortunio di Bettella al Monza. C'è l'infortunio di Bettella che non dovrebbe essere grave, si tratta di una distorsione alla caviglia, però come dal primo infortunio il Monza ha preso un giocatore. Ha preso Pirola dall'Inter in prestito. Che Conte non voleva cedere, poi inizialmente quando si era parlato di Pirola al Pescara, poi si è detto no, Conte lo vuole tenere all'Inter, dopodiché c'è stata l'uscita al Monza. Che segnali sono questi, Totò? Ma positivi, perché sì, mi piace parlare di calcio. No, io ritengo che quello che ha detto Andrea non è da scartare, nel senso, cioè, Pescara è arrivato a questa prima fase, diciamo, non convincente, voglio dire, perché quindi non è da escludere che l'allenatore possa anche rivedere il suo modulo tattico, considerando che Oddo l'ha già fatto sia a Perugia quest'anno, tra l'altro venne pure contro il Pescara, sì, giocava la difesa a tre, l'ha fatta Udine quando è stata Udine. Io non le caratteristiche, cioè l'unico problema vero è quello che ci sono, che Jaroszynski è mancino pure lui, però quindi bisognerebbe trovare un'altra soluzione, magari, che so, Bellanova, che è così, Antei è destro, esatto, Antei è destro, però Gut anche destro, giusto Andrea? Assolutamente sì. Che i due sinistri Gut sono Gut e destro, no, ci sono Bocchetti e Jaroszynski e Scognamiglio, sì. Quindi titolare Drudi 1, perché Antei non c'è. Esatto. Con le caratteristiche dei giocatori, con quello che ricordava Andrea, la difesa a tre e i due esterni come terzino è perfetto, perché se Bellanova è abituato a giocare come quinto, Oddo lo sa meglio di noi che un gol di gioco fare il terzino o l'esterno di difesa viene dal sistema dell'Atalanta, viene dal sistema dell'Atalanta, esatto, nella difesa a quattro, lui che è stato un grande terzino destro, grandissimo, ma intanto è chi? Sto parlando di Oddo, tanti anni, sì. È già un bel po' di anni, quindi sa che caratteristiche servono per il difensore, il terzino destro di una volta, se mentre Bellanova ha delle caratteristiche, e anche Masciangio, che sono come l'anno scorso Zappa, più bravo in fase propositiva, in fase offensiva che in fase difensiva, devi giocare con i tre difensori centrali e con i due esterni. Vabbè, che hanno compiti diversi. Stiamo facendo un esercizio di fantasia calcistica. Francesco, quello che volevo dire è che cioè, non è che dobbiamo essere noi a dire, esatto, a dire. No, ma che noi diciamo secondo così. Secondo me l'allenatore, anche perché a otto di quello che diciamo noi, dopo aver visto quello che ha reso la squadra, soprattutto a Reggio Calabria, che è stato il momento più basso della sua questa prima gestione, possa pensare, ipotizzare di cambiare anche l'assetto della squadra. Io credo che non è da escludere quello che sì, ha detto. Sì, ma io infatti poi dopo non voleva essere un consiglio, ecco, è un'analisi. Sì, sì. Solo noi lo facciamo qua. Reggio Calabria
E lui lo fa sul campo. Tre giorni dopo la deludente prestazione con il notaresco. Esatto. C'entra poco quella partita di Coppa Italia? Ma un po' o c'erano i primi segnali? Un po' c'entra, voglio dire, se andiamo a vedere anche il notaresco ha pareggiato in casa, sì, la partita di ieri, voglio dire. Quindi c'è stata evidentemente anche questa prova negativa, sicuramente negativa con il notaresco, perché andiamo a vedere ha giocato meglio il notaresco la partita. Avrebbe meritato la qualificazione. Avrebbe meritato la qualificazione, certo, senz'altro. Per cui credo che c'entri anche quello, cioè Pescara ha avuto, come l'ho visto io, ho visto tutta la fase di precampionato, diciamo, ha cominciato, a mio avviso, nel modo migliore la prima amichevole a Napoli non l'ho visto, a Pineto la prima ha fatto, si vedeva già la mano dell'allenatore, i concetti che esprimeva, poi man mano questa cosa è andata affievolendosi, insomma, è stata fino ad arrivare al picco più basso, quello di Reggio Calabria, che in effetti è tutto in attesa, tutto quello che vogliamo dire su Menez e su Denis, vuol dire, non era la squadra in cui quel terzino fa due gol, non era mai fatto in carriera, ha fatto due gol, quello della, vabbè, lì sono regione, poi situazioni, per cui, no, situazioni in cui veramente hai visto la squadra che in questo momento ha problemi grossi, insomma, per quello credo che l'allenatore possa anche riflettere. Meglio che è arrivata subito questa sberla di Calabria? Sicuramente sì. Però se doveva servire per dei correttivi sul mercato, non è servita. E va bene, ma magari servirà per dei correttivi a lavorare meglio, diciamo, meglio, senza nulla togliere la professionalità. Io voglio e serietà all'allenatore e ai giocatori. Di Livorno alla prima di campionato di quell'anno, 4-0, può darsi che dopo cambiano le cose. Appunto, qua è arrivata la seconda, sì, sì, e magari cambiano, arriva subito la sosta e magari si comincerà a vedere gradatamente. Stiamo avvitando in un discorso per crederci, anche sì, se in questo momento, no, perché la realtà, ma è la sappiamo di andare incontro a una stagione difficile, anche perché adesso incontriamo l'Empoli. No, ma non lo puoi dire se una stagione, ossia, è difficile che già lo è per se stessa. No. Tutte le squadre, esatto, sono, la Serie B è già difficile, sono molto rinforzate, però tutte le non lo sai. Noi siamo reduci da una stagione deludente, però con una difesa che era la terza peggiore del campionato, anche se con un anno in più, chi lo diceva, di Scognamiglia e Drudi, può darsi che con l'età c'era migliorino, c'era le cose. Come il vino. Beh, voi siete maturati, deve migliorare tutta la fase difensiva. Io mo sto ripensando ai primi due gol, soprattutto al primo gol tra il reparto difensivo, sì, però e i centrocampi, ci sono 40, fermati, lì non era la difesa piazzata male, certo, con l'aggravante che non c'era un centrocampista in appoggio, a sostegno, questo stiamo parlando dell'ABC del calcio, sì, ecco, sì, appunto, quindi non ce la possiamo prendere sempre con Drudi e Scognamiglio, pare che Drudi e Scognamiglio sono le prime partite che fanno nella loro carriera e dicono a me questi non mi piacciono, e mentre parliamo di due che è una vita che giocano. No, ma siamo ai saluti finali, esatto, i due esterni. Voglio concludere con un po' di fiducia. Adesso abbiamo fatto due partite non buone, però credo che la campagna acquisti, comunque pur sbilanciata, possa darci abbiamo dei giorni di valore. Diamo tempo all'allenatore di fare il suo percorso e non iniziamo a essere così critici, crediamoci un po' di più. Sicuramente questi 15 giorni capitano a fagiolo questa sosta per veramente ricaricare le batterie. Mi sono già espresso, sì, sono d'accordo sull'ottimismo, così come è forte la delusione per come si è conclusa la campagna acquisti, con tutto l'impegno che ci avrà messo il presidente, con le possibilità che ti dà il mercato, le possibilità economiche, tutti i discorsi e tutte le attenuanti, però resta una delusione forte. Che preoccupa, ecco. Mercato in generale tra i 5 e 6. Andrea, lo chiedo a te, un voto al mercato del Pescara? 5 meno. È iniziato discretamente bene ed è finito sicuramente male, e quindi ponderando questa media siamo sul 5,5. Loris, voto al mercato del Pescara? 5. Allora, grazie a Riccardo. Riccardo. 6,5. 18. Cioè sei stato critico, aspetta, sono stato l'unico che non è stato critico. Sono stato l'unico che non è stato critico. Ma l'hai visto? Totò. Grazie Riccardo Finco, Francesco Di Francesco, Dottor De Leonardi, Andrea Costantini, Loris Bennati in studio, Maurizio Daguì in regia. Grazie per averci scelto.